Bella a tutti ragazzi, sono Griego DM ed oggi siamo qui con un altro video su The Crew. Come vi avevo già anticipato, oggi vedremo un'altra auto segreta, che in questo caso è quella degli stati del sud, se non sbaglio, di categoria Extreme. Come potete vedere, ho abbassato la qualità perché sono senza scheda video. Questa qui è quella provvisoria, quindi ovviamente è meno potente. La scheda video che prenderò vi farò una recensione come per la Toxic. Prenderò una 770 GTX, un GTX 770 della MSI. Allora, sì, sono gli stati del sud e l'auto è sempre un hot road. Ecco, eccoci qui. Ovviamente è leggermente più lento a caricare. Se ci sono problemi, voi non riuscite a vedere bene le posizioni delle auto, per me non ci sono. Cioè, non, state tranquilli, mandatemi un messaggio, un'email, qualsiasi cosa, commentate e io vi manderò la foto completa dove si vede meglio, insomma. Perché così non. Auto segreta, tutte. Si vedono, sono piccoli i pallini purtroppo delle auto segrete. Ecco qui. Adesso andiamo al quartier generale. Vi mostro com'è quest'auto. Io ovviamente l'ho già modificata e è qualcosa di stupefacente. Aspettate. Eccola. Guardate un po'. Stupenda. Eccola. Cioè, ditemi voi dove vedete. Cioè, solo nella realtà, in America, si trovano auto del genere. Guardate da dentro. Non si vede niente, eh. Cioè, dietro idem. Davanti non vedi nulla mentre guidi. Non si vede il contachilometri, solo il contagiri perché c'è il volante davanti. E come prestazioni, come potete vedere, sul peggior motore è sempre lo stesso dell'Hot Rod. Lì all'auto è un po' basso perché non ho fatto. Non mi va di spendere tutti i soldi per le modifiche. Cioè, più che altro li dovrei anche sbloccare. Usciamo dal quartier generale, facciamo un giretto e giusto per vedere l'auto. Eccola. Con questi rotoni dietro è stupenda. Il concetto non è niente male, eh. Comunque alla fine è sempre un'auto di categoria extreme. A parte adesso mi lagga, vabbè. Però mi piace, cioè, tipo per guidare con gli amici, come l'altro Hot Rod alla fine, perché non è che ci puoi andare a fare le gare, non hanno super prestazioni. Però, insomma, ci combini qualcosa. Aspettate, oddio, sto cambiando di sala. Ecco, da dentro non si vede quasi niente come tutte le Hot Rod. O comunque come tutte le auto che hanno un compressore volumetrico sopra, sul cofano. Non vedi niente. Cioè, stanno spawnando tutte Camaro rosse o sbaglio? Come vi ho già detto, mi piace molto questa macchina. Cioè, l'estetica è davvero spettacolare. Poi con questi colori, non so perché, ma sono spettacolari. Come al solito andiamo qui a Bonneville e vediamo la sua velocità massima. Ogni volta, per quanto è grande, non capisco mai da che parte devo andare. Solo che anche quest'auto, essendo molto bassa, è ingovernabile. Cioè, vedete, prende un sacco di dossi, quindi
è proprio facile, facile. Ho sbagliato il verso della pista. Un uccello. Solo che come tutte le hot rod non ha tutto questo grande motore. E infatti, come vi ho già detto, non è che potete andare a fare gare o cose del genere, cioè, giusto così tranquillamente. Poi sgomma anche lei a 5 marce. Arriva a 320, però solo di notte, infatti adesso diminuisce, rallenta. Anche questa, come il resto delle auto sbloccabili a parte quella da pista, è bella ma non balla. Questa citazione mi è stata consigliata di ripeterla da Davide De Vito, che è un mio amico che fa video su YouTube. Grande YouTuber, però io ho più visualizzazioni. Vi lascio il suo canale in descrizione e vi invito a passarci. Niente ragazzi, ci vediamo con il prossimo video di The Crew. Molto probabilmente non sarà sulle auto segrete, ma sarà su un'auto che ho avuto lo sfizio di comprare. È qualcosa di spettacolare. Niente ragazzi, per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella.